Bentornati su Splatterhouse 2, episodio 2. Siamo, come vedete, sul molo. Stiamo per raggiungere la casa maledetta segreta che sta al centro del lago maledetto. Per fare questo dobbiamo prima superare questo pontile pieno di creature malvagie e prenderemo anche un'arma molto particolare che è il remo. Andiamo. E c'è... Aia, mi dimenticavo che c'era anche la piovra mostruosa che ci aveva ammazzato, quindi attenzione... niente. Mi ha quasi ammazzato. Ah, il remo! Mi è scappato il remo. No, ragazzi, tocca ricaricarla sta. Tocca ricaricare il gioco perché il remo non me lo devo far scappare. Perché dovete vedere cosa fa col remo. Il nostro Rick cosa combina. Ok, ricominciamo il livello da capo. E già mi sono beccato. Niente, oh, non riesco. Inizia malissimo sta seconda puntata, raga. Ma vaffanculo, perché si è messa a correre? Poi non ho capito perché queste creature sono così ansiose di farsi mangiare dal polipone, eh? Ecco, ecco, il remo, guardate che figata col remo! Ve l'avevo anticipato che a queste creature gli facciamo fare dei voli di centinaia di metri in mezzo al lago, proprio. Ma vaffanculo, mi ha preso. E niente, siamo ridotti con un misero cuoricino, però almeno l'abbiamo superato sta sezione. Ok, seconda sezione. Siamo in un bosco simile a quello del primo Splatterhouse, vedete? Ci sono delle creature che fanno risorgere i morti da sottoterra. Se andiamo di sotto c'è un sottolivello che vi farò vedere subito, così sollevamo. No, aspetta. Tanto poi ricarichiamo sta posizione, quindi ve lo vorrei far vedere. Guardate i fantasmi, sono spaventosi, eh. No. Ecco, ma adesso c'ho i comandi al contrario, perché se un fantasma te piglia, c'ha i comandi a rovescio finché non sparisce il suo influsso malefico. Allora, questa è la parte sotto, piena di teschi insanguinati. C'è una testa mozzata che posso lanciare, e guardate... Lo zombie è stato tagliato a metà. Il nemico è stato tagliato a metà. Attenzione, là ce n'è uno in agguato. Ah, niente, sono morto. Ok, rifacciamolo sto pezzo. Almeno vi faccio vedere dove si andava a parare. Mi ha dato una vita extra, eh. Però non ci serve perché tanto tra poco la perdiamo, visto che... Adesso devo ricaricare la posizione, praticamente. No, che caspita. Ok, tanto mo' ricarichiamo la posizione, raga. Sta parte qua sotto non ve la faccio più vedere perché tanto stavamo su... Io sono cascato apposta per far vedere cosa c'era. Torniamo su... Aspettiamo che lo zombo vada sotto. No! Ok. No, mi ha beccato. No, mi ha beccato tutti questi cacchio dei fantasmi.
Sono stati non cascate sotto, eh. I fantasmi sono messi apposta in modo che tu ti sbagli, cioè i comandi al contrario e caschi di sotto. Non cascare. No, lo sapevo che prima o poi cascavo di sotto. Porca puttana. Niente. Sto dovuto fare per forza sto pezzo, mi sa. No! No! Vita extra e li mortacci tua. Tocca rifare sto pezzo. Mani morta. C'è un altro capoccione là, eh. Attenzione che qua stanno molto più punti del normale. È rimasto, come vedete, il braccio che muoveva la leva. Se lui girava la leva, non mi ricordo che succedeva. Mi pare che c'era una trappola. Ah no, no, quella è la leva che faceva muovere tutti gli spuntoni di prima, raga. Quindi uccidendolo gli spuntoni non salgono più. Questo è il concetto. Sì, era così. Ok. E qua andiamo al boss, che è tipo, ricordate il tizio quello con le seghe elettriche al posto delle mani? Questo qua non c'è più il tizio con le seghe elettriche, il Biggie Man si chiamava. Qua invece no, c'è tipo la mosca di Cronenberg, una specie di mosca di Cronenberg questa, vedete? Somiglia, eh? Non è proprio uguale, ma... niente, mi ha fregato. Però noi che facciamo adesso? Adesso ci andiamo a ricaricare... la posizione questa qui, vediamo se riesco a superare sta fase senza mai schiattare, che pare facile, ma non è. Sto per cascare sotto. Scappato il fantasma, si è cagato addosso. Allora, scusate, io qua salvo un attimo, perché siamo arrivati a un buon punto senza mai morire, quindi... Okay.
No, so che Skyrim, mi stiamo per contrario. Memore del fatto che là i comandi si invertono. E abbiamo finito sta sezione, ma qui c'è il boss, che ovviamente... Però il boss ci fa il mazzo. M'ha fregato. Mi ha dato due colpi e m'ha fregato. Devi morì. Ecco, così si faceva. Aspetti che si avvicina, poi fai così, poi lo salti. No! Sì, se... Mo si spiacci, che si spiacci. Ah, aspetta. Mo non muore perché diventa un ragno. Questo è preso da... Tipo da Reanimator, di Brian Yuzna. L'hanno un po' copiata sta cosa. Niente. Aspetta, richiarichiamo. Allora, dove è rimasto? Qua. Io non sapete che faccio, ragazzi? Io, anche se abbiamo visto come finì a sto livello, io vado di sotto di nuovo. Dice, ma che sei scemo? Sì, vado di sotto perché di sotto mi dava la vita. Fai molti più punti qua sotto e te dà la vita, quindi... Mi conviene. Così mi prendo una vita in più. Ok, e qua io salvo. Perfetto. Ci siamo beccati la vita. E qua giustamente mi sono beccato la vita e salvo, mi pare ovvio. Allora, qui attenzione, mi ricordo che arrivano i punti da tutte le parti, eh. Ok, qui attenzione che tra poco è pieno di punte qua, eh. E risalviamo perché è pieno di punte qua. E vaffanculo, lo sapevo io. No. Allora qua c'è il disgraziato che fa le punte, non l'abbiamo buttato giù, così le punte non salgono più e abbiamo finito sto mini livello. E mo c'è il boss che ovviamente ci farà i bots. Vaffancuore. Ah, però aspettate, voglio vedere se riesco a batterlo senza farmi mai colpire. La vedo dura, eh. Però ci posso provare. No. Niente. Troppo difficile. Però ci posso riprovare. Secondo me ce la posso fare, ammazzarlo senza... Ah no, perché poi si trasforma in ragno, quindi è impossibile, forse. Perché poi se trasforma il ragno lì mi frega sempre. No! Ah, m'ha preso. E lo devo ammazzare, sto disgraziato. Già iniziamo male che non sono riuscito a fargli il primo danno, eh.
Ma perché si è bloccato per un attimo? Mi sta a trollare, boss, eh? No! Sì, si è splatterato. E noi qui salviamo. Ma fino a qua non ho preso danni, eh. Ok, una botta gli ho data. Ma guardate che stronzo che mi avvicino, mi attacca. Ma che cazzo. Qua mi siete andate scivolate, eh. Qua andiamo di scivolata, regà. Oh, non riesco a fargli la scivolata, ma com'è? Difficile. Come facevo al tempo? Io perché ai tempi sto gioco lo finivo un sacco di volte. Non mi ricordo la tecnica, raga. Sì, l'ho ammazzato. Sono morto pure io, però. Vaffanculo. Sono morto pure io. Dai, mi sto forse a imparare i pattern piano piano. No, col cacchio. Ah, io ho fatto pure la scivolata, ma sono morto uguale. Ma è difficile, raga. Non mi ricordavo così tosto sto boss, eh? Attenzione, ho trovato lo sweet spot e l'ho gonfiato il bot. Ho trovato lo sweet spot e l'ho gonfiato, raga. Sì, l'ho sfonnato, vai. E l'ho sfonnato. Mamma mia, è stata durissima, ragazzi, durissima. E abbiamo finito anche questo episodio e questa puntata. Sono arrivato alla casa minacciosa. Ebbene sì, caro Rick, sei arrivato alla casa minacciosa. Per questa volta è tutto. Noi ci vediamo al prossimo episodio di Splatterhouse 2. Ciao ragazzi, alla prossima.